Il presidente dell'Associazione Amici di San Rocco, Antonio De Luca, San Costantino, Calabro, provincia di Vibo. Abbiamo fondato questa biblioteca 12 anni fa con precisione. Siamo un bel gruppo. Nasce questa biblioteca grazie al fratello Costantino da Belles, autore di tutta l'associazione europea, e ci troviamo in questa bellissima sede dove abbiamo iniziato dal nulla e, come può ben vedere, è una sede veramente dove, una sede di preghiera, una sede dove ci troviamo tutti, una sede di cultura che la porteremo avanti fino a che ne possiamo, va bene? Adesso presentiamo anche tantissimi libri qua dentro, ci troviamo per le nostre riunioni e tutto il resto, quello che può fare un'associazione, quasi sempre lo facciamo anche riunione per i poveri. Stasera si presenta un libro sull'immigrazione. Questa sera siamo qui perché presentiamo il libro, mi dimentico il titolo adesso. Sull'immigrazione. Sogno americano. E secondo me è un libro che colpirà tantissimo, a me specialmente, perché forse l'ho vissuta da quando ero bambino. Questo libro, senza leggerlo, immagino che c'è anche scritto, perché dovevo partire, quindi poi sono rimasto qua. Quindi so cosa vuol dire prendere la valigia, partire in un altro mondo dove non si conosce niente. Niente, dove le abitudini praticamente sono tutte diverse, con grande coraggio. E veramente noi a quei calabresi gli dobbiamo tanto, perché hanno fatto per loro e per noi anche qua, va bene? Un salutone veramente di cuore da San Costantino. Grazie. E dagli amici di San Rocco. Sono il professor Carri, nato qui a San Costantino Calabro, ma per diversi motivi anch'io sono stato un emigrante, perché sono stato a Roma, sono stato fuori dal paese, a Serra Stretta, a Catanzaro, per parecchio tempo. Quindi capisco pure che cosa significa emigrazione. E io sono il responsabile regionale anche dei gruppi di San Rocco e il presidente dell'associazione Volontariato San Rocco. Come vedete c'è qui una bella biblioteca, un giardino e abbiamo costruito anche un artistico presepe, proprio perché quando arrivano gli emigrati di rientro, soprattutto sia quelli dell'Argentina, soprattutto sia quelli che sono emigrati nelle regioni del nord, possono venire qui a fare una bella lettura, a godersi il fresco del giardino e ammirare anche il presepio che abbiamo costruito quasi in un anno e mezzo e che è un presepio permanente. Fatto artigianalmente con pietre arenarie millenarie che abbiamo scovato nel fiumare in posti veramente isolati che abbiamo trasportato qui. E io vorrei soprattutto dare un caloroso saluto agli emigrati dicendo che noi gli siamo vicini, anche noi qui da San Costantino abbiamo tanti emigrati all'estero, sia in Argentina, sia nel Canada, sia negli Stati Uniti, e noi ci sentiamo sempre vicini perché loro hanno portato con sé le usanze del nostro paese, addirittura facendo dei club là, delle associazioni in cui spesso si ripetono le tradizioni che c'erano qui, come la festa di San Rocco, la festa di San Costantino. Quindi un grandissimo abbraccio e un calorosissimo saluto a tutti. Grazie. Speriamo di vederci presto. No, ma è proprio bello. Tutti che fatto a mano pensano per tutto il precedente qua nell'associazione che è un'ottima artigiana è riuscito a con l'aiuto di tutti andare a prelevare tutte queste pietre, caricarle, lavare, è un lavoraccio in mano, fare le basi, un lavoraccio.
bellissimo. Thank you.